Padre e Figlio e Spirito Santo, discendo su di voi e con voi una sera. Presidente della Laveno SRL, Castelli, soddisfazione ovviamente per aver portato a termine quest'opera che Laveno aspettava da anni. Beh, diciamo che la soddisfazione è poi anche quello che abbiamo potuto vedere questa sera, molte persone, molti ragazzi, anzi soprattutto ragazzi, che vogliono dire anche il futuro che passa attraverso lo sport, l'attività motoria, anche agonistica, e questa palestra finalmente doterà Laveno di un luogo che consentirà alle associazioni lavenesi, sportive non, di non espatriare ma di rimanere sul territorio comunale. Parliamo delle buone società sportive che purtroppo erano costrette a giocare sempre fuori casa. Assolutamente sì, e questo non crea la cosiddetta democrazia di prossimità, e cioè il fatto che si rimanga vicini affettivamente alla propria squadra ma nel proprio luogo. Quindi la pallacanestro e la pallavolo, per fare due esempi, non dovranno peregrinare per la provincia di Varese, staranno qui e saranno seguitissime, io auspico, dai lavenesi tutti. Tutto poi in una zona proprio centralizzata, se vogliamo, proprio per lo sport, diventerà proprio un'area sportiva complessivamente. Beh, il plesso si arricchisce di prestazioni sportive che accanto appunto al luogo dove si esercita il calcio, a questo punto si assommano altri sport. Certamente questa è in primis la palestra della scuola e quindi di fatto è il luogo dove di giorno potranno fare attività motoria educativa i ragazzi delle nostre elementari, ma poi nel pomeriggio, alla sera e nei giorni festivi questo arricchisce il luogo sportivo che appunto, come ricordavamo, è vocato in questa zona del paese, un po' magari decentrata ma assolutamente propizia per queste attività sportive. Quindi se viva è la soddisfazione di Castelli, che è presidente della Laveno SRL e che è il braccio operativo del comune, immaginiamoci il sindaco. Grande soddisfazione, non è vero? Sì, grande soddisfazione ma anche grande emozione, perché aver ottenuto questo risultato davvero ci riempie di gioia, di soddisfazione e di orgoglio, perché davvero erano anni che si aspettava una palestra per i cittadini, per gli sportivi, per i bambini di Laveno Mombello, quindi ci siamo riusciti e questo non fa altro che darci grandi, grandi soddisfazioni. Una zona diciamo aperta che dà la possibilità anche di molti parcheggi, ma risolve anche un altro problema che è quello delle scuole e della loro mensa. Sì, l'obiettivo raggiunto è veramente doppio, perché la scuola elementare sta soffrendo parecchio, perché i bambini devono mangiare in turni diversi, quindi devono mangiare in fretta, e con questa palestra finalmente risolviamo anche questo problema. Per le scuole abbiamo fatto tantissimo, proprio un grazie ancora alla Laveno SRL, perché sono in carico loro, quindi ci stanno lavorando parecchio. L'anno scorso abbiamo fatto la mensa anche alla scuola media, quindi tutto rientra in un percorso e stiamo raggiungendo tutto quello che ci eravamo prefissi. Poi non va dimenticato che è sempre una palestra polivalente, per cui si possono fare diversi sport, diverse attività. Sì, noi ce lo auguriamo, proprio deve essere da stimolo proprio anche per la nascita di nuove società, anche per la nascita di nuovi atleti che magari fanno anche altre attività sportive. E io direi che, come è stato ricordato prima nella presentazione, si chiude un cerchio, ma io direi che si apre un'altra porta a questo punto, perché proprio questa parte di territorio dà proprio la possibilità di fare tantissime altre attività sportive, di cui noi abbiamo già messo in preventivo, quindi questa diventerà proprio la zona super sportiva per tutta la cittadina.
Qui abbiamo anche il vicepresidente della Raveno SRL che ha seguito ma per parecchio tempo la costruzione di questa palestra, una costruzione che non è stata facile, vero? Beh, sicuramente non è stato facile perché le dimensioni sono tali da impegnare tante persone, ma soprattutto il nostro responsabile geometra Colombo che ha dato tantissimo per questa palestra, perché i problemi sono stati molteplici, il maltempo quest'estate ci ha danneggiato anche lui qualcosa durante la costruzione, comunque siamo arrivati a un risultato che sicuramente anche da testimone delle ex amministrazioni, sempre come capogruppo, avevamo questo progetto e con la Laveno SRL e la Giunta Giacon siamo riusciti, a una grande soddisfazione. Voglio ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale e la Laveno SRL che hanno permesso di poter avere a tutti i cittadini di Laveno, tutte le famiglie, tutti i ragazzi che praticano dello sport, una struttura nuova, completamente a norme, dove praticamente speriamo che il nostro movimento di giovani cresca sempre di più. Per quanto riguarda gli sport di squadra, e di conseguenza sono felice che dopo anni e anni e anni questo sogno sia avverato e abbiamo finalmente realizzato una palestra veramente con un pavimento che è eccezionale, veramente a norme per quanto riguarda poter giocare addirittura anche le squadre di Serie A1, possono giocare su questa struttura a livello di pavimento. Chiaramente la capienza, io mi auguro di vederla sempre gli spalti pieni di tifosi sia dalla pallavolo che dalla pallacanestro, e faccio tanti auguri anche alla pallacanestro varese, che voglio ringraziare di essere intervenuta all'inaugurazione, e io porto la cravatta che sia di buon auspicio questa cravatta qui, visto che è la cravatta della stella della pallacanestro varese, perciò un grosso in bocca al lupo alla Cimberio per il 2013 e un grosso in bocca al lupo anche a tutte le società di pallacanestro, di pallavolo e di ginnastica, tutte le società presenti nel nostro territorio, che sia un anno ricco di successi e di avere sempre più praticanti. Un grazie a tutti, anche a voi dalla televisione che siete sempre presenti a tutte le nostre manifestazioni, e concludendo vi auguro di vedervi sempre tutti presenti alle prossime partite di campionato, sia dalla pallacanestro e sia dalla pallavolo sia maschile che femminile. E ora avviciniamo il presidente della pallavolo Ferrari, che avrà ovviamente anche lui una certa soddisfazione di vedere finalmente questo risultato, di avere a disposizione una struttura nella quale non solo ci si potrà allenare ma seguire anche i campionati senza dover andare a giocare sempre fuori casa. Assolutamente sì. Allora, noi della pallavolo siamo soprattutto delle persone che amano lavorare in palestra, quindi ci piacciono i fatti piuttosto le parole. Questa sera è stato un fatto grosso, diciamo, che al di là, come cittadino di Laveno, di avere il privilegio di avere una struttura nuova per poter portare i ragazzi, abbiamo anche la fortuna di avere 200 ragazzini a pallavolo, dal mini volley fino alla Serie C, che saranno impegnati, sono impegnati nei campionati giovanili, e che contiamo di poter portare e inaugurare la palestra in coabitazione con il basket, visto che da presidente della pallavolo ma da giocatore di basket non posso fare a meno di essere contento di entrambi le cose, insomma. Una grande soddisfazione, perché finalmente i nostri ragazzi potranno avere una loro struttura ed essere fieri di poter ospitare qua a Laveno le altre compagini. Come sta andando tra l'altro la vostra formazione? Allora, i campionati sono circa una dozzina in cui siamo impegnati, come dicevo, dal mini volley con dei concerti centramenti domenicali fino alla Serie C. La Serie C in questo momento è quinta in classifica, puntiamo ad arrivare al quarto posto che ci consentirà di disputare i play-off, sarà una cosa complicata, però il vanto è che sono tutti ragazzi di Laveno nati e cresciuti pallavolisticamente a Laveno, quindi è una cosa spettacolare per noi. Gli altri ragazzi, soprattutto il settore maschile, sta comportando molto bene, arriveremo sicuramente alle finali nell'Under 14 e nell'Under 17, le femminucce fanno un pochettino più fatica, però ci vuole del tempo, ecco, arriveremo anche lì piano piano sicuramente. Benissimo, ora la struttura c'è, tocca a voi, grazie. Sicuramente, vedremo di riempire la palestra, l'esigenza sarà quella di vedere piene sempre anche le tribune come questa sera, perché il sostegno è fondamentale. Soddisfazione ovvia penso anche per Luca Paperini, che ormai da anni è sulla scena dello sport qua a Laveno Mombello, non è vero? Certo, diciamo che ho preso in eredità la pallacanestro Laveno da mio papà qualche anno fa.
E devo dire la verità, siamo rimasti veramente stupiti, perché avevo visto la foto della palestra, ma che fosse così bella non me lo immaginavo. Tra l'altro, insomma, abbiamo anche delle belle squadre, perché come società abbiamo praticamente coperto quasi tutto il settore giovanile. E purtroppo, proprio per le famose problematiche di omologazione della vecchia palestra all'Aveno, non potevamo giocare all'Aveno. Per cui finalmente torniamo a giocare all'Aveno. Per cui siete nuovamente protagonisti e giocate finalmente in casa. Giochiamo in casa e cercheremo anche di onorare questa cosa. Mi piacerebbe, visto che ci sono anche i 24 secondi, poter giocare una partita con i 24 secondi, dalla Serie D in su. Ci arriveremo. Quanti sono i ragazzi che avete impegnato? Ma allora, considerando il settore mini basket e i senior, abbiamo oltre 100 tesserati. Per cui alla fine, insomma, una bella soddisfazione. Abbiamo fatto dei bei accordi con società vicine, per cui abbiamo una squadra insieme a Valcuvia, una squadra insieme a Gemoni, una squadra insieme a Monvalle, per cui alla fine giriamo quasi 140 atleti in tutto. Per cui, insomma, stiamo facendo un bel lavoro, via. Una bella soddisfazione anche per questi giovani che finalmente potranno dire ospitiamo. Bravissimo, io già ho ottenuto stasera stessa un accordo con il presidente della federazione, il signor Sacchi, per far disputare qua all'Aveno le finali provinciali del campionato Under 13, perché giustamente, visto che c'è una palestra così bella, è già un'occasione che vogliamo cogliere al volo, insomma. Grazie, ringrazio il comune ancora.